Alessandro Angelone, sulle montagne di Colli a Volturno, in località Pineta, è stata rinvenuta questa bomba da mortaio che tu hai trovato nei giorni scorsi. Com'è avvenuto il ritrovamento? Esatto, niente, io coltivo la passione nel tempo libero, appunto mi faccio delle uscite con il metal detector. Essendo queste zone di guerra, c'era la famosa linea Gustav qui. Niente, mi diletto e mi diverto ogni tanto a fare queste uscite. E proprio questa mattina, facendo i miei soliti giri, ho visto che lo strumento dava un segnale molto forte, un impulso fortissimo. Mi sono soffermato sul luogo, ho iniziato a scavare con molta cautela e niente, è venuto fuori questo proiettile da mortaio che vediamo qui appunto nello scavo da me effettuato. È la prima volta che ti capita di ritrovare qualche residuo bellico, diciamo. Sinceramente sì, residui bellici sì, altri oggetti vari ce ne sono in abbondanza. Ripeto, è stata una zona molto frequentata nella Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati degli scontri molto accesi appunto in questa zona.